Presidente, colleghi, vedete, se esistono i potenziali stupratori, come li ha definiti la vostra Presidente della Camera, tanto per intenderci gli stupratori da tastiera, da blog, da social network, gente frustrata e insoddisfatta, i cui pensieri da tastiera, da mondo virtuale vanno condannati, è altrettanto vero che nel mondo reale, nel mondo di tutti i giorni esistono gli stupratori veri, esistono i violentatori veri, gli assassini veri, i mafiosi veri, quelli che voi oggi, governo e Partito Democratico, con questo indulto rimettete in libertà. Liberate con questo indulto 200 criminali a settimana, 1000 nel solo mese di gennaio. E vi chiedo, come potrebbe sentirsi il papà e la mamma, non il genitore 1 o il genitore 2, il papà e la mamma di Maria Antonietta Multari, la ragazza di Sanremo che è stata barbaramente assassinata con 40 coltellate da Luca Delfino, condannato a 19 anni di carcere e che grazie a questo indulto sarà libero dal 2015 anziché dal 2026. Ve lo dico io. Come si sentono i genitori di questa povera ragazza? Indignati, mortificati, abbandonati, uccisi due volte. Vi ricordo, caro ministro, che oltre ai 60.000 delinquenti che stanno dentro il carcere, che voi tutelate e difendete, ci sono 60 milioni di italiani, di cittadini, che stanno fuori dal carcere, che hanno scelto di vivere onestamente, rispettando le regole, osservando le leggi e che voi state trattando come cittadini di serie B, esattamente come fate per gli immigrati. Prima loro e poi, forse, se vi ricordate, arrivano i nostri cittadini. Non funziona così. Voi della sinistra non avete mai speso una parola, non una parola di condanna per quei tre poveri cristi milanesi, un disoccupato, un pensionato, un giovane che sono stati uccisi a picconate da Madaka Bobo, un clandestino assassino che qualcuno voleva far passare per pazzo pur di farlo uscire dal carcere. Noi della Lega, i barbari e rozzi leghisti, ci siamo opposti. Abbiamo protestato davanti al Tribunale di Milano e Madaka Bobo è rimasto in galera, anche grazie a una magistratura che ogni tanto si ricorda di funzionare. Altro che buonismo, altro che solidarietà, altro che perbenismo, altro che diritti e solo diritti dei detenuti, certezza della pena, efficacia della giustizia, chi sbaglia paga, chi delinque viene punito. Questo chiedono i 60 milioni di italiani che stanno fuori dalle galere. E ancora, ministro, Nicola Ribisi e Carlo Vellini, chi sono queste due persone? Sono virtuali e fantomatici stupratori da tastiera? No, non sono stupratori da tastiera. Ribisi e Vellini sono due mafiosi condannati per mafia che grazie al vostro indulto sono tornati in libertà. Hanno goduto, cari amici della sinistra, della vostra liberazione anticipata speciale, del vostro premio, del vostro regalo di 75 giorni di sconto ogni 6 mesi. Ogni 12 anni di condanna ne fanno 7 in carcere e 5 di premio per buona condotta, alla faccia di chi la mafia l'ha combattuta e la combatte. Dove sono i professionisti dell'antimafia delle parole? Dove sono i Saviano Boys? Dove sono quelli che si indignavano col ministro Roberto Maroni, l'unico ministro che ha combattuto coi fatti la mafia? Dove sono quelli che un giorno sì e un giorno no ricordano Falcone e Borsellino? Ipocriti, siete degli ipocriti. In un paese normale,
un governo che firma e approva un decreto che salva e aiuta la mafia si sarebbe già dimesso e ora andrebbe cacciato a casa. Cosa sarebbe successo se questo decreto fosse stato firmato da Roberto Maroni o da Roberto Castelli? Cosa avrebbe scritto la Repubblica? Cosa avrebbe detto l'Associazione Libera? Cosa avrebbe detto Don Ciotti e Saviano? E invece ora tutti zitti. E ancora, ministro, governo, Partito Democratico di Renzi, spiegate ai cittadini, spiegate ai disoccupati, spiegate agli operai, spiegate ai lavoratori dell'Electrolux che nel decreto volevate dare 100 euro al giorno ai criminali e che solo grazie a un emendamento della Lega ve lo abbiamo impedito. 600 milioni di euro come risarcimento per i criminali. Uno scandalo! E ancora spiegate ai giovani senza lavoro che date 700 euro di incentivi, 700 euro di sgravi fiscali alle aziende che assumono detenuti o ex detenuti, 700 euro, quindi se sei stato un delinquente avrai il lavoro e se sei stato un giovane onesto che ha studiato, che si è comportato bene, niente, il marchio di disoccupato a vita. Come sempre, cari amici del Partito Democratico, la vostra regola è la stessa. Prima i delinquenti, poi la gente onesta. Prima gli immigrati, poi i cittadini italiani. O ancora, andate a spiegare ai sindaci che hanno i propri cittadini esasperati per i furti nelle abitazioni. Un furto ogni minuto. Più 30% di furti a Milano, più 29% di furti a Bologna, 230.000 denunce di furti in abitazioni quest'anno. Andate a spiegare alle forze dell'ordine, a cui portiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, o agli agenti della polizia penitenziaria, che di notte arrestano i delinquenti e di giorno il governo, cioè voi e il Partito Democratico, li mandate in libertà o li mandate ai domiciliari. Ai parlamentari del Partito Democratico e a tutti quei parlamentari che oggi voteranno questo vergognoso e indecente decreto svuota carceri, vi dico, dovrete uscire da questo palazzo, oggi, domani, dopodomani, e dovrete tornare a casa, sui vostri territori, nei vostri collegi, a spiegare questo indulto. Lo dovrete spiegare ai vostri cittadini, a chi ha subito un furto, a chi ha subito una rapina. Dovrete confrontarvi con la vostra coscienza. Noi della Lega lo faremo, ma lo faremo senza doverci vergognare. Voi non lo so. Presidente, concludo. Noi della Lega siamo orgogliosi di aver fatto le barricate. Colleghi della Lega, vi prego gentilmente, senza che io sia obbligato a chiedere. Colleghi, grazie. Grazie colleghi. Siamo i commessi gentilmente, grazie, calma, per favore. Grazie, prego. Vergognatevi. La prego di concludere, onorevole Molteni. Presidente, si vergognino. Concludo, Presidente. Questa è la voce di libertà della Lega, Presidente, dei cittadini onesti, delle persone per bene. Noi della Lega, Presidente, siamo orgogliosi di aver fatto le barricate contro questo indulto. Soli contro tutti, il quarto indulto in 9 mesi. Vergognatevi. Siamo fieri, concludo, Presidente, siamo fieri di denunciare la vergogna che state consumando in questo Parlamento. Siamo orgogliosi di stare dalla parte delle vittime, dalla parte delle forze di polizia, di essere gli unici coerenti sempre, contrari agli svuotacarcere, contrari alle depenalizzazioni, contrari ai regali, ai mafiosi e ai criminali. Concludo, e di urlare al mondo intero che per noi
la sicurezza è la priorità. Noi della Lega, e concludo, siamo in pochi in questo Parlamento, pochi a cui volete togliere la voce, ma non ci riuscirete. Non potrete mai togliere la voce a chi lotta per la libertà e per la dignità, perché i cittadini onesti non ve lo consentiranno. I criminali in galera, ministro Cancellieri.